Diamo sul palco Sergio Rubini e Lino Banfi, che sono stati protagonisti oggi di una straordinaria, pensate, c'erano più di 600 tra studenti appassionati, giovanissimi, e per premiarli, salve, buonasera, Cola. Ciao, Per premiare loro che appunto tra gli anni 50-60 fino ad oggi, l'incontro si chiamava di oggi la scuola pugliese, hanno portato avanti, diciamo così, una tradizione che ha fatto della cultura una gamma di, una cultura particolare, regionale, una gamma di comicità del tutto unica, due giovani talenti, Giorgia Surina e Nicola Vaporidis. Allora, su questo palco, come ho detto prima, questo premio è stato dato a personalità illustre, prestigiose. Un pensiero, un commento, un'idea. Il mio è che non c'ero mai stato a Taormina, anche perché i tipi di film che ho fatto io, figurati se veniva un festivalino come Taormina. Ho fatto film socioculturali, ragazzi. Non siamo arrivati a Venezia, a Mestre già ci bloccavano, però devo dire che ho fatto una bella carriera didattica, perché da bidello ho fatto anche il preside, e poi non è vero che quei film non erano puliti, perché le nostre protagoniste, senza fare il nome, la Boucher, la Fenech, la Cassini ed altre, si facevano 7 docce a film, quindi su puliti di così si muore. Sono felice che siano arrivati. Sergio, io che devo dire, essere premiato insieme a Lino per me è una cosa che mi dà senso, che dà un'idea di continuità, quando dicevi, anche perché sono diventato vecchio, ma quando dicevi degli anni 50 io non c'ero ancora, sì, c'era esatto. Lino, per cui la continuità, e poi mi fa piacere che a premiarmi anche sia qui Nicolas, perché io lo conosco. Ho lavorato con lui in un suo film in cui lui era anche produttore, lui sa che io lo stimo tanto. Per cui è stato come un padre. È una vera gioia, è una vera gioia, grazie. Allora, la consegna ufficiale. Questo è a Sergio, eh? Tutto Sergio. Questo è tuo, Lino, questo è tutto. Che ci dovrebbero essere anche nella politica, la coesione, uno si passa all'altro, d'accordo. Grazie di cuore, grazie a voi. Grazie a voi.